La brigata alpina taurinense a 2 anni di distanza è nuovamente in partenza per la missione di pace in Afghanistan, dove guiderà il comando NATO per la regione ovest del paese. A Torino, presso la caserma Montegrappa, si è svolta il 4 settembre, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose, la cerimonia di saluto del contingente. La partenza dei militari coincide con la ricorrenza dei 60 anni di attività della gloriosa brigata alpina. Il saluto del presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo. È sempre emozionante salutare i ragazzi e le ragazze della Taurinense che partono insieme ai loro comandanti sullo scenario internazionale per una missione di pace, un tassello insostituibile nella salvaguardia della democrazia, della libertà e della sicurezza del mondo. Ecco, credo che il miglior augurio per loro sia quello di avere il successo dei tempi passati, speriamo questa volta senza problemi, con un pensiero anche a chi li hanno preceduti e alle vittime, e quindi da parte dei piemontesi e da parte del Consiglio regionale un grande bocca in lupo. Questo l'intervento del generale Dario Ranieri. L'operazione di peacekeeping nasce proprio per mantenere la pace, quindi la nostra attività è sempre rivolta alla popolazione, quindi siamo focalizzati su di loro e cerchiamo di garantire sempre quelle condizioni di sicurezza di base che permetteranno poi loro di svilupparsi e socialmente di crescere, perché in molte situazioni in effetti questo non è accaduto in passato e quindi ci si augura che possa accadere in futuro. Thank you.